Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno nel nome del Signore. Per oggi, come oggetto della nostra meditazione, ci viene indicato il versetto 29 del capitolo 4 della lettera di Paolo ai credenti della città di Efeso. L'Apostolo ci dice testualmente così, e leggiamo il versetto. Nessuna parola malvagia o cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano. Questo gigante della fede, l'Apostolo Paolo, che ha detto ai credenti, ai primi cristiani, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E ancora detto, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ed è Cristo che mi costringe a farlo, a vivere in questa maniera, e potrei continuare. Ma stamane, 3 febbraio 2016, questo gigante della fede ci dice al capitolo 4, al versetto 29 della lettera agli Efesini, nessuna parola malvagia o cattiva esca dalla vostra bocca. Il termine tradotto con cattiva o malvagia, riferendosi alla parola, al nostro dialogare, designa qualcosa di marcio o di avariato, come frutta o carne andata a male. Un linguaggio triviale o scurrile dovrebbe esulare totalmente dalle labbra del cristiano, poiché ciò contrasta nettamente con la natura della nostra nuova vita in Cristo. Il modo di parlare del cristiano dovrebbe essere istruttivo, rassicurante e consono alla circostanza, poiché i credenti sono stati salvati per grazia e sono custoditi dalla grazia, essi dovrebbero vivere e parlare con grazia. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Colosse, consiglia, o meglio ordina, che il parlare sia sempre condito con sale. Ora, fermiamoci su questo componente della cucina, il sale. Non è che dia soltanto sapore, ma preserva anche dal deterioramento. Perciò il parlare del cristiano non dovrebbe rappresentare soltanto una benedizione per gli altri, ma esercitare altresì un'influenza purificatrice all'interno della società decadente del mondo. Un altro apostolo, l'Apostolo Giacomo, fratello di nostro Signore, dice quanto segue riguardo al contenuto della nostra forma espressiva. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Giacomo personifica la lingua come una rappresentazione della depravazione o malvagità dell'uomo. In questo modo fa eco alla verità scritturale, secondo cui la bocca è un punto focale, indicatore della corruzione umana. Tempo fa, uno più vecchio di colui che vi sta parlando, mi disse: se hai da dire qualcosa, conta fino a 10 e dopo aver contato vedrai se quel pensiero ha del negativo, certamente non proferirai quella frase. Quanta saggezza senile! Come sempre, concludendo, vi saluto nel nome del Signore e prendendo in prestito un concetto espresso, una promessa fatta da parte di nostro Signore, scritta da Mosè in un libro del Vecchio Testamento. La troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 6, versetti da 24 a 26. L'Eterno ti benedica e ti custodisca. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio.
l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Ebbene, cari amici, con queste parole benedette e molto belle, vi dico arrivederci alla prossima, se il Signore mi concede ancora la vita. Ciao!